Giorgia Meloni, oggi Salvini ha incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica. Allora, ha capito insomma che cosa succederà, se ci sarà un altro governo o se si tratta di affrontare l'emergenza coronavirus? Guardi, io non lo so, non sono in grado di dire cosa Salvini sia andato a discutere con il Presidente della Repubblica. Posso ribadire la posizione di Fratelli d'Italia. Per quello che riguarda il coronavirus, noi abbiamo tenuto una posizione assolutamente disponibile nei confronti del governo, anche se devo dire che ho considerato invece l'atteggiamento del Presidente del Consiglio, in particolar modo in alcune fasi, assolutamente inadeguato a questa fase. L'aver nel tentativo di fare polemica interna con i governatori del nord chiamato in causa il Servizio Sanitario Nazionale, facendo diventare l'Italia a un certo punto il paese untore d'Europa, è una responsabilità gravissima, ma noi continuiamo a dare una mano. Abbiamo fatto 35 proposte, soprattutto sul piano economico, che oggi la cosa che ci preoccupa di più. Vorrei che l'Italia ricominciasse a lavorare anche nelle zone colpite, vorrei che le imprese venissero messe in sicurezza, quella sarebbe una risposta straordinaria, perché noi ogni giorno, ogni ora che passa, continuiamo a perdere punti di PIL e questo è oggi una preoccupazione enorme. Per quello che riguarda l'eventualità di un altro governo, io ho ribadito che Fratelli d'Italia è pronta a depositare e discutere una mozione di sfiducia al governo, perché questo è un governo agonizzante, però dopo Conte per noi ci sono le elezioni. Non è vero che non si può votare, non è vero che non si può votare. Ma rinviate il referendum secondo lei? Per me si può anche non rinviare il referendum, sinceramente, per me si può votare tranquillamente anche per il referendum. Il referendum ha un esito scontato, quindi noi oggi possiamo cominciare a lavorare su una legge di modifica dei collegi elettorali che si può approvare con clausola di salvaguardia, come si fece con il referendum di Renzi quando si fece la nuova legge elettorale, e vuol dire che noi il giorno dopo, il 29 marzo, col Parlamento tagliato siamo in grado di convocare libere elezioni e votare a maggio. Per cui non ci sono scuse per non andare a votare e non ci saranno i voti di Fratelli d'Italia per fare cose diverse dalle libere votazioni. Poi se gli altri vogliono fare i governi chiamandoli come vogliono, istituzionali, responsabili, unità nazionale, i nostri voti non ci saranno, sono liberi di farli, tra l'altro i nostri voti non sono neanche indispensabili. Di Maio oggi ha attaccato Marine Le Pen per l'atteggiamento della Francia nei confronti dell'Italia e su Schengen. Guardi, non ho seguito francamente la polemica dell'Italia, Di Maio dovrebbe attaccare l'Unione Europea. Perché l'Unione Europea anche in questa occasione si è dimostrata inesistente, dimostra di non esistere sulle grandi questioni, mentre è estremamente presente sulle quisquilie, sulle questioni meno importanti. I 200 milioni stanziati per l'emergenza di coronavirus, ricerca compresa, sono uno schiaffo in faccia, non all'Italia ma all'Europa intera. Grazie, grazie a Giorgia Meloni.